abbastanza critica in linea con quelle di tutto il mondo, quindi una fusione accelerata dagli anni 80 in particolare dei ghiacciai, carenza incredibile di neve, quindi la neve si accumula meno, dura meno e meno estesa, eventi estremi che in montagna sono ancora più estremizzati, per esempio le siccità possono dar luogo a una maggior propagazione degli incendi e in montagna le foreste sono presenti, quindi in Italia questo è un problema, così come le alluvioni lampo, la perdita di biodiversità, sono tutti elementi che caratterizzano l'attuale stato delle nostre montagne. Sono realista, ho quella giusta dose di preoccupazione per creare la spinta per fare qualche cosa. Non sono bloccata dalla paura o dalla preoccupazione, però conosco la situazione e so che il tempo rimasto per fare delle cose buone è poco e si restringe man mano che noi rallentiamo le nostre azioni di mitigazione e di adattamento. Quali sono queste cose buone che potremmo fare? Ovviamente la prima cosa in assoluto è puntare sulla causa che ha generato questo problema del cambiamento climatico, cioè una gran quantità di nostre azioni umane, e la prima in assoluto è il modo in cui abbiamo prodotto energia prevalentemente dalla rivoluzione industriale ad oggi, quindi fonti fossili. Il mondo delle fossili deve completamente essere abbandonato, questo richiede un cambiamento radicale del settore energetico, privilegiando alla grande le industrie, le energie rinnovabili ovviamente. Poi tantissime altre azioni che riguardano il modo in cui coltiviamo o alleviamo i nostri animali, il modo in cui ci spostiamo, anche quello che ci mettiamo nel piatto. Sostanzialmente queste sono le azioni di mitigazione, accanto alle quali è necessario ovviamente parlare di adattamento per contrastare gli effetti già in atto del cambiamento climatico.